Si avvicina il 29 novembre, festa di San Vincenzo Romano. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la Basilica di Santa Croce ha organizzato una serie di eventi che si concluderanno il giorno 29, prima domenica di Avvento. Alle telecamere di TV City, il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, che ha illustrato la programmazione degli eventi. Siamo limitati per quanto riguarda tutte le difficoltà di questo momento della pandemia, però non faremo mancare le celebrazioni in basilica né la vicinanza alla nostra gente, e per questo motivo tutte le sere della novena di San Vincenzo, a partire dal giovedì 20, venerdì 20, ma poi c'è anche il giovedì 19, tutte le sere su TV City alle 20 avremo un momento di preghiera. Noi prenderemo il segnale sempre alle 19:45, così prima della preghiera potrà esserci sempre un momento di incontro, di catechesi, di riflessione e anche di programmazione. Già da giovedì prossimo avremo questi collegamenti in diretta. Giovedì, come sempre, alle 20 l'adorazione eucaristica con qualche scritto di San Vincenzo sull'Eucarestia. Venerdì sarà mandato il documentario su San Vincenzo, quello che preparammo proprio con TV City in previsione della celebrazione della canonizzazione. Sabato sera alle 20 avremo la messa con i fanciulli e le famiglie, e poi domenica sera concluderemo l'anno liturgico con l'adorazione e la benedizione eucaristica. Tutto questo, lo dico sempre, alle 20 su TV City e la pagina Facebook della Basilica. TV City permette di incontrare gli anziani, gli infermi, che non sono forniti come i ragazzi e i giovani dei social, e per cui ho visto che TV City arriva in tante famiglie e ricevo ringraziamenti e benedizioni da tanto che io rimando anche a voi di TV City. La festa di San Vincenzo capita domenica 29, che è anche la prima domenica di Avvento, e quindi entreremo nella preparazione al Natale in compagnia del Santo. Oltre alle celebrazioni del mattino secondo l'orario festivo, alle 10:30 avremo la presenza di una piccola rappresentanza del personale dell'Unitalsi. Domenica 29 alle 16 avremo una messa straordinaria e poi alle 17:30 anche con la presenza del sindaco, che rappresenterà un po' tutta la città. La sera del 28 e la sera del 29, a fine preghiera, intorno alle 21, in piazza noi accenderemo tanti lumi di cera, ma io invito le famiglie ad illuminare dalle 20, dalle 21 alle 22 tutti i balconi e le finestre di tutte le zone della città dove ci sono i devoti di San Vincenzo, dove ci sono quelli che sono attaccati alla nostra fede cristiana, di illuminare balconi e finestre con un lume o con un cero. 28 sera e 29 sera, così apriamo e chiudiamo la festa del nostro santo parroco. E proprio il 29 sera alle 20 cominceremo la preghiera serale della Buonanotte a Maria, apriremo quella sera in maniera solenne la celebrazione dell'Immacolata, con la preparazione all'Immacolata, con questa preghiera della Buonanotte a Maria. La novità sarà questa, che non sarà in presenza, cioè la Basilica resterà chiusa, ci sarà soltanto una piccola rappresentanza di ragazzi, giovani, che serviranno all'altare, che animeranno la liturgia, animeranno il canto, ma noi ci collegheremo 19:45 per un breve momento di catechesi e poi, come sempre, la preghiera della Buonanotte a Maria.
La speranza ci salva. Don Giosuè lancia un messaggio a tutta la popolazione per affrontare questo difficile momento. La riflessione, la preghiera di tutte le sere della buonanotte si ispirerà a una lettera di Papa Benedetto XVI sulla speranza, una lettera bellissima, Spe salvi. La speranza ci salva. Teniamoci forti e camminiamo in questi giorni con prudenza per quanto riguarda tutti i rapporti interpersonali, come ci ha detto Papa Francesco, in obbedienza alle disposizioni che ci vengono date, che non restringono la nostra libertà, ma ci rendono liberi di salvaguardare l'incolumità nostra e degli altri. Prudenza, obbedienza, però sempre con un sorriso, senza spegnere la gioia, anche se il sorriso viene nascosto dalle nostre mascherine, sorridano gli occhi e sorrida la vita.